Cosa hai comprato stamattina? Due scampolini. Viene qua per risparmiare qualcosina al mercato? Più che altro perché sono curiosa, allora vengo a fare un giro. In questo periodo di rincari bisogna cercare di risparmiare, va nei negozi spesso? Io preferisco sempre i negozi, sì, se posso sì. In questo periodo bisogna andarci soprattutto quando ci sono i saldi? Anche, ma quello da anni si fa. Prezzi sono un po' aumentati qua al mercato, come li vedo, più o meno sono gli stessi? Qui sono gli stessi, qui sono gli stessi, io non ho notato niente, però non è che io venga tutti i giorni. Cosa avete intenzione di comprare? Un costume. Avete visto dei prezzi? Per adesso sembrano buoni. Nei negozi voi ci andate oppure preferite il mercato? Preferisco il mercato. Venite spesso, una volta a settimana? Sì. Quindi sì. Conoscete bene le bancarelle, sì, conoscete un po' tutto? Sì. Mercoledì è preferibile. Mercoledì è migliore del sabato? Sì. Come mai? Sì, anche a livello di prezzi. Sì. Quindi in questo periodo dei rincari è meglio andare al mercato e risparmiare qualcosina? Assolutamente sì. Il mercato forse è il miglior luogo per risparmiare qualcosina con tutti questi rincari? Ancora ci sono tante bancarelle dove si può appunto comprare bene a Fano, infatti. Sì, sì. Al mercato si trova bene come nei negozi, ci va nei negozi? Allora, io non abito qua, quindi vengo d'estate, comunque il mercato è il posto. Prima di andare in spiaggia faccio sempre un salto. E dov'è lei? Sono cresciuta a Fano, però adesso abito da 30 anni a Milano. Purtroppo, dato che c'è stato un rincaro generale, anche al mercato comunque c'è stato un lieve aumento. Non possono comunque fare dei gran prezzi perché comunque dopo la gente non comprerebbe. Periodo di rincari, la gente acquista ugualmente in questo periodo oppure la vede un po' oculata nelle sue scelte? Non è che acquista molto, molto. Aspettano gli sconti, c'è poco movimento, ecco. Quindi anche il mercato si risente un po' di questa crisi? Sì, molto. Voi avete dovuto ritoccare un po' i prezzi oppure più o meno sono rimasti gli stessi? No, più o meno sono rimasti gli stessi, anzi hanno dovuto un po'... si sono alzati un pochino. Lei cosa ha notato in questo periodo? La gente acquista normalmente oppure c'è una lieve difficoltà? C'è una lieve difficoltà e comunque poi chiedono sconti ulteriori perché chiaramente con questi aumenti di prezzi poi gli stipendi sono sempre quelli, solito discorso. Non si può pagare la benzina, quella che siamo arrivati a pagare, luce, gas, eccetera. Voi di dove siete? Di Fano? Di Pesaro. Perché voi avete dovuto ritoccare un pochino i prezzi? O più o meno al mercato sono rimasti gli stessi? Noi non li abbiamo ritoccati, ma si dovrebbe fare. Però non lo fai, perché altrimenti non fai fatica a vendere. Secondo lei se continuasse ancora così, se perdurasse ancora questa situazione così, come andremo a finire? Questo non lo so, però certamente le difficoltà saranno maggiori per tutti, soprattutto quest'inverno. Speriamo di no, però insomma, qualcosa dovranno fare. Le vendite stanno andando abbastanza male, sinceramente, e c'è poca affluenza nei mercati e purtroppo si fa fatica, anche perché abbiamo riniziato a pagare le tasse del suolo pubblico e facciamo molta fatica perché, come potete vedere, le persone vengono a fatica e hanno paura di spendere, visti anche i nuovi annunciati aumenti del prossimo mese. Speriamo poi che riusciremo a fare qualcosa con i turisti, perché la gente del posto inizia a soffrire.